Sono laureato nel 2008 in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali. Uno dei ricordi principali che ho del mio tempo in Cattolica sono, come tutti, i chiostri, quindi il tempo passato nei chiostri con gli amici, le giornate di studio, le levatacce per andare alle lezioni di sociologia a Gnomo, che poi abbiamo tutti quanti saltato perché era troppo presto il mattino, le lezioni con Ornaghi quando era rettore e ci insegnava scienza politica, e anche gli anni in Erasmus che ho passato in Danimarca, grazie alla Cattolica, sono stati molto belli. Io adesso mi occupo di diplomazia, supporto agli investimenti, operazioni internazionali, quindi sicuramente faccio quello per cui ho studiato. Non è stato facile. Sono uno dei pochi che hanno studiato scienze politiche a lavorare in questo campo. Solitamente tanta gente, non so, finisce a occuparsi di comunicazione, pubblicità, risorse umane. Io ho fatto tanta gavetta, insomma, non solo in questo campo, anche in altri, ho fatto vendite. Però la mia direzione fondamentale, la direzione in cui la barca puntava, ogni volta che cercavo di scartare, era questa. Quindi, se c'è una cosa che mi sentirei di consigliare è banalmente di perseverare, insomma. Poi non ho mai fatto la carriera diplomatica, quindi prendere in considerazione i propri mezzi, le proprie possibilità, vedere quali strade sono fattibili e quali no, e realisticamente andare in direzione della strada più concreta e più realistica. Io al momento ho diverse attività, una delle principali è il supporto agli investimenti, è quella che chiamiamo business diplomacy, quindi aiutare grosse aziende ad aprire o aprire stabilimenti produttivi in altri paesi, soprattutto i paesi dell'Unione Economica Eurasiatica, che è un po' l'Unione Europea a trazione russa, trovare investimenti, fare joint ventures. Ovviamente ci vuole anche un contorno di diplomazia perché spesso si tratta di operazioni in settori strategici, non so, ferrovie, oil and gas, energia, sono settori molto importanti per i diversi paesi. Lavoro sostanzialmente tra Milano, Roma, che è dove la mia azienda ha sede, e Mosca. Secondo me lo scambio tra alunni è molto molto importante. Per esempio, quando ero in Danimarca, ogni giovedì avevamo un meeting di networking, noi studenti con gli alunni. Quindi bevevamo una birra, ci prendevamo una cosa, scambiavamo due chiacchiere e incontravamo le persone che avevano fatto la nostra stessa cosa 10 anni prima e adesso lavorano. Quindi ci potevano dare dei consigli, ci potevano accompagnare nel mondo del lavoro, ci facevano capire quali erano le difficoltà o i vantaggi che avremmo ricavato provenendo da questa università. Quindi secondo me è molto molto importante per dare una concretezza, un'attrazione a quello che è il mondo del lavoro. E poi è bello stare tutti assieme, insomma. L'Università Cattolica ha un bacino grossissimo di studenti, ha tantissime discipline, tantissime facoltà diverse, quindi uno scambio anche interoperativo tra le diverse facoltà è sicuramente apprezzato. Però anche una verticalità molto forte da cui bisognerebbe partire, secondo me, sulle diverse facoltà, secondo me aiuta tantissimo le persone che si affacciano sul mondo del lavoro. Per esempio, noi di Scienze Politiche ci prendevano in giro e ci chiamavano Scienze delle Merendine. Quindi una persona che studia pensando anche in tempi di crisi, no? Che farà fatica a trovare un lavoro dopo, oddio che cosa vado a fare, vedere qualcuno che invece ha già intrapreso quel percorso, che più o meno gli sa dare qualche indicazione, è molto molto utile secondo me.